sempre fratello, più che altro perché non abbiamo genitori già da tempo, per cui diciamo che siamo noi quattro che ci stiamo un po', noi tre su Roberto che ci stiamo un po' aiutando, per cui ce la stiamo giocando fra di noi, insomma. Ma la cosa allucinante è che il nostro avvocato, quello di Igoumenitsa, quello che ci ha seguito fino adesso, a ottobre, novembre, quando è stato? Ottobre, novembre, 2005. ha seguito il caso di questi due turisti tedeschi che stavano portando in qua, avevano trovato praticamente un coccio, un'anfora intera, proprio una cosa spettacolare, una roba da museo. E praticamente con loro li ha seguiti lo stesso avvocato, hanno fatto 2 giorni di posto di polizia, 2.500 euro di multa e li hanno lasciati. Quindi non riusciamo neanche a capire perché c'è questa situazione su Roberto. Non lo so perché è italiano, perché non lo sappiamo, non lo sappiamo. Non riusciamo a capire perché il reato è lo stesso, il tribunale è lo stesso e addirittura l'avvocato che lo sta seguendo è lo stesso. E invece contro di lui c'è questo accanimento, poi il fatto di rifiutargli addirittura 2 uscite su cauzione, rifiutata la prima, rifiutata la seconda, senza darci poi una motivazione reale, nel senso che tanto il reato, fra virgolette, c'è già stato, per cui è quello, non è che ci sia una reiterazione del reato, non è che lui possa tornare fuori e rifare, per cui è stata una sciocchezza che ha fatto, è stato uno sbaglio che ha fatto, ma è già finito, è già chiuso lì, insomma, Ma non... secondo voi avete l'impressione che gli italiani siano mal visti? Allora, noi abbiamo passato là 1 mese consecutivamente e c'è una differenza tra essere turisti e essere lì per altri motivi e sicuramente c'è un atteggiamento diverso. Che poi ci sia una situazione di mal di stress italiani, io questo non lo so. Sicuramente la situazione di Roberto è diversa da quella che è stata la situazione di altri turisti che hanno seguito lo stesso, proprio la stessa situazione, Beh, addirittura sì. lo stesso posto, per cui sempre Igoumenitsa. Faccio una correzione un po' a quello che dice il signor Papera, sicuramente è preso più dalle ali dell'emotività. Ecco, è chiaro che noi dobbiamo metterci in un punto di vista che sicuramente è quello che voi penso conosciate anche a livello italiano. Ogni storia giudiziaria, purtroppo o per fortuna, è un episodio che rimane comunque a sé stante, perché lo stesso tribunale di fronte alle stesse condotte di persone che abbiano magari le stesse caratteristiche può, perché è sovrano e può farlo, può giudicarci in modo diverso. Quello che obiettivamente credo che si faccia fatica a comprendere è per quale motivo c'è stata una svista iniziale da parte della polizia che sicuramente ha peccato di eccessiva solerzia nei confronti di questo signore, perché l'hanno trovato con alcuni elementi indiziari che potevano far presumere una cosa piuttosto che un'altra, e abbiamo capito che in quella fase lì hanno preso sicuramente un indirizzo che è un indirizzo sbagliato. Noi possiamo dirlo perché sicuramente non siamo gli organismi giudicanti, siamo persone che in un certo senso, non dico la famiglia, perché sicuramente la famiglia ha dei contatti di tipo diverso con il proprio congiunto, però l'avvocato magari può vedere le cose sotto il profilo più distaccato di chi, come operatore giuridico, capisce che ci sono poi degli elementi che sono assolutamente carenti. Allora, dopo l'eccesso di zelo della polizia che ha fermato Zapaterra e ha pensato di aver fermato una persona dedita a questo commercio, credo che in una fase successiva un tribunale che avesse delle garanzie di equidistanza, diciamo, dalla posizione di Zapaterra, così come dalla posizione di altri detenuti, avrebbe dovuto valutare con un po' più di attenzione quegli elementi che viceversa sono mancanti, perché non c'è niente che possa far presumere, al di là di quelle che sono le loro idee iniziali, che possa far presumere poi con degli effettivi segni concreti che Zapatera fosse dedito a quel commercio che gli hanno contestato. Scusi, la novità, noi siamo arrivati tutti un pochino dopo, è che hanno La rigettato. novità è che purtroppo sotto il profilo della cautela, come spesso accade, e lo devo dire con sincerità, accade anche nei nostri tribunali, quando si prende purtroppo un indirizzo di un certo genere, poi è difficile che in sede cautelare il tribunale si rimangi un po' quello che è stata una decisione di primo grado, anche perché lì abbiamo una difficoltà ulteriore sotto il profilo procedurale,
c'è un tipo di procedura che è più assimilabile alla nostra vecchia procedura, in cui comunque l'inquirente aveva molta più possibilità di agire in modo univoco e senza un contraddittorio effettivo, perché questi giudici si riuniscono a loro piacimento, nelle modalità che preferiscono, quando vogliono, hanno la possibilità di sentire l'avvocato se ne hanno voglia, se non lo vogliono sentire lo lasciano fuori dalla stanza, dopodiché prendono tutto il materiale che gli viene dato e non si sa che cosa ne facciano. Ma cosa è successo di nuovo? Che erano sentiti? No, di nuovo che c'è stata un, come anticipava poc'anzi il signor Zapatera, hanno formalmente rigettato la nostra richiesta di appello sull'applicazione di prima misura di custodia cautelare. Le motivazioni ancora non le conosciamo. Per la seconda volta? Sì, perché la decisione è di ieri. L'appagamento della cauzione. Esatto, quindi ancora non sappiamo le motivazioni del rigetto. Anche però se lì, questo ordinamento, se il loro ordinamento prevede comunque che si possa ripetere, che si possa reiterare la richiesta, cioè voglio dire, fino a quante volte si può. Abbiamo un'altra possibilità. Come per noi c'è, diciamo, il primo grado, il riesame, poi c'è l'appello e casomai la Cassazione, ecco, per intenderci. Sempre per la custodia. Sempre per la custodia cautelare, perché non abbiamo la cauzione, quindi. No, vabbè, noi abbiamo delle regole diverse, la cauzione ad esempio da noi non è prevista. La cauzione, ecco, non c'è. Beh, quella è solo una forma, diciamo, di applicazione di misura che potrebbe essere assimilata, non so, al nostro obbligo di firma, loro magari ci mettono dentro anche la cauzione, ecco. Il senso è quello. Certo. Il senso che non c'è è quello che non abbiamo una certezza su una data di un processo. Allora, se si parla di giusto processo in termini assoluti, bisognerebbe avere una certezza anche in ordine al tempo, perché rispetto ad un quadro probatorio che mi pare concluso, perché tutte le contestazioni che sono state fatte a Zapatera vengono e pongono le loro basi sul materiale che è stato reperito dentro il suo camper, atteso che ci sono alcune cose che sono state mal interpretate, quasi tutto. Perché di quel famoso cercafili hanno detto che era un metal detector, di quelle sue radio che lui utilizzava per fare volontariato in ambulanza hanno detto che lui le utilizzava per altri scopi, e così per i computer, le fotografie, insomma tutta una serie di problematiche legate al fatto che hanno fatto delle perizie, anche queste senza un contraddittorio, perché se da noi l'attività di chi fa le indagini viene sicuramente affiancata da un consulente tecnico di parte, lì non c'è stata data la possibilità di fare agire un nostro tecnico il quale andasse a spiegare che cosa erano. Esattamente, chiedo scusa, lui esattamente di che cosa è accusato? Cioè, diciamo che ha a che vedere con un'attività spionistica? No, non c'entra nulla, non ci sono attività di intelligence che vengono coinvolte in questo fatto. E il capo di imputazione provvisorio rimane quello contestato all'inizio, cioè il fatto che lui faccia di questa raccolta di oggetti, pochi oggetti, una sua attività professionale, cioè che lui sia una persona che si è fatta praticamente un'attrezzatura e che vada professionalmente a cercare di reperire degli oggetti che abbiano un valore storico e poi cerchi di trafugarli dai paesi dove li recupera per poi rivenderli a terze persone che ne facciano poi commercio. Ecco. Quindi traffico di oggetti d'arte. Sì, chiamiamolo traffico di oggetti d'arte, anche se l'esatta traduzione del capo di imputazione sì, è quella di svolgere questa attività a livello professionale, così ci viene presentato. Ecco, cioè quindi, quello di raccogliere. Sì, quello di fare, sì, esatto, insomma, una sorta di tombarolo professionista. Sì, ecco, prima parlava anche del problema della lingua, che difficoltà avete avuto? Sì, abbiamo problemi. Perché, a dispetto di quanto viceversa anche le Costituzioni europee sanciscono, noi non abbiamo mai avuto un documento consegnato nelle mani di Zapatera in cui i provvedimenti del Tribunale a suo carico o comunque le contestazioni fatte gli fossero state tradotte in italiano. Questa è una compressione del diritto alla difesa, secondo me, enorme, perché se è vero che comunque la difesa deve essere svolta in quel paese, perché naturalmente si applica l'ordinamento giudiziario di quel paese, però è vero anche che uno deve avere la possibilità di comprendere quali sono le contestazioni che vengono fatte, e Zapatera sino ad ora, addirittura come spiegava il signor Zapatera, poi lo potrà confermare, fanno firmare ogni tanto dei documenti scritti in greco. Nell'immediatezza lui è stato tenuto nelle prime 24, forse anche 48 ore, senza l'assistenza di nessuno. Lui praticamente l'hanno arrestato l'hanno fermato il 23 sera, che era un giovedì, e l'avvocato, 23 febbraio, e
l'avvocato gliel'hanno dato il sabato. Lui ha potuto telefonare sabato mattina all'avvocato per averlo. Quindi la detenzione si protrae dal 23 febbraio. È dal 23 febbraio, sì. Dal 23 febbraio lui ha cambiato, quello di Anfisa, che è quello di adesso, è il quinto, è la quinta carcere, la quinta prigione che sta... Come si chiama? Anfisa. Anfisa. E a nord-ovest di Atene, sono 200 km, 250 km. Questo è il quinto carcere? Questo è il quinto carcere perché ha fatto due prigioni, diciamo così, a Igumeniza, perché prima quella portuale, poi quella di polizia, poi è stato trasferito a Iannina, che è un altro carcere, poi ad Atene, e poi da Atene ad Anfisa. Nord-ovest, ha detto. Questo è il nord-ovest di Atene, sulle montagne. E diceva che tipo di carcere è questo? Questo è un carcere, circa un carcere che detiene circa 250 detenuti, quasi tutti albanesi, di tutti i generi di reati racchiude, quindi da droga a omicidio, cioè non c'è una divisione. Lui è in cella con altri? Lui è in cella con altri 26 persone. Lui ha avuto la possibilità di avere un letto, perché appena entrato lui è stato praticamente 15 giorni senza letto. Per cui dormivano per terra perché il carcere è iperaffollato, quindi credo 6-7 persone, i nuovi praticamente dormissero per terra. Poi 10 giorni fa, ha avuto la possibilità di una branda. E quindi è lì con altre persone, ovviamente non ci sono italiani, non c'è nessuno che parla l'italiano, parlano pochissimo l'inglese. Per lui cui parla inglese? Poco lui, ma... gli altri proprio niente, ancora meno, e basta, quindi quando lui parla in italiano quando qualche siamo ragazzo albanese, qualche ragazzo albanese che sa un po' qualche parola, sì. Ma proprio niente. O con infatti, noi quando siamo là. Tutti i documenti che gli stanno facendo firmare sono documenti che sono tutti in greco, per cui andiamo sulla fiducia una volta che le ha firmati, che siano, lui ha fatto una richiesta alla Croce Rossa, ovviamente fatta in greco, che si spera... Abbiamo sperato fino all'ultimo che fosse effettivamente una richiesta alla Croce Rossa e non quant'altro. Una richiesta alla Croce Rossa per... per visitarlo dentro, perché le sue condizioni, soprattutto psicologiche, sono veramente, veramente, veramente dure. E praticamente lui ha chiesto di poter essere visitato da qualcuno che fosse qualcuno esterno al carcere, non la dottoressa... non il dottore del carcere, e ha fatto questa richiesta già una settimana fa alla Croce Rossa e speriamo che riescano a farli. E fisicamente, diceva, psicologicamente? Lui, secondo noi, ha perso una decina di chili dall'inizio della detenzione, perché comunque il mangiare mangia pochissimo e soprattutto dorme poco, perché le condizioni sono veramente, veramente pessime, insomma. E lui, come dicevo prima, psicologicamente si attacca molto a quelle che sono speranze di uscire, quindi il fatto di adesso di avergli negato l'uscita un'altra volta, l'uscita su cauzione, sicuramente per lui sarà una mazzata. Infatti non gliel'abbiamo ancora detto, non lo sa ancora, stiamo aspettando un attimo, cerchiamo di dargli anche una notizia buona appena l'abbiamo. Almeno gli diamo una notizia buona, non cattiva. Cioè, una notizia buona quale potrebbe essere? Non, che abbiamo trovato un avvocato ad Atene, che è un avvocato che probabilmente andiamo a incontrare la prossima settimana. Avvocato che parla l'italiano. Un avvocato che, fra l'altro, sembra che parli l'italiano. È uno scoglio, non è indifferente questo, perché... Sì, lì un problema enorme che abbiamo avuto è anche di confrontarci con l'avvocato che eravamo là, perché non un avvocato di origine tedesca che è greca, per cui non... Anche per, c'è anche quel qua non ci aiuta, ecco, nemmeno questo. Io chiedevo prima, la volta scorsa avete fatto un appello al ministro degli esteri che era qua in visita, degli esteri, sì, che era qua in visita a Bologna. Avete avuto qualche riscontro, qualche aiuto dal nostro... Sappiamo il ministero si è interessato, ovviamente attivando quelli che sono i canali ufficiali, cioè sensibilizzando la nostra ambasciata e il consolato in Atene. Per la verità c'è un rapporto quasi quotidiano con il console d'Atene, il quale credo però che possa limitarsi ai suoi compiti istituzionali e, ripeto, non possa certamente mettersi in antitesi diretta con quelli che sono i poteri giudiziari dello Stato greco, ecco, questo sicuramente. Il console ha fornito il supporto che poteva dare alla famiglia sicuramente, perché sì, durante la permanenza del signor Zapaterra c'è stata una certa collaborazione da parte delle autorità italiane che si sono occupate, insomma, di cercare perlomeno per quanto possibile di attutire questa situazione.
Purtroppo credo che a livello fattivo solo l'intervento congiunto, forse un po' più energico della nostra, di qualcuno delle nostre sfere politiche, potrebbe forse sortire l'effetto molto semplice, poi è l'effetto di ottenere una valutazione corretta di quegli elementi che sotto il profilo probatorio in realtà diventano degli elementi risibili se rapportati ad un quadro che sia diverso da quello prospettato, ecco, perché se in realtà la situazione venisse ricondotta nella sua normalità, cioè di quella della persona che ha cercato di fare una mossa furba per portarsi a casa quattro cose da mettere casomai nella scrivania o nella propria libreria, alla fine gli è andata male sicuramente, e nessuno si vuole ovviamente dell'intervento congiunto della nostra sfera politica un po' più energico, cosa intende? Cioè un intervento della nostra sfera politica un po' più energico, nel senso di far capire a queste persone che hanno comunque, cioè che non abbiano potere di vita o di morte su Roberto Zapaterra, ma semplicemente che abbiamo sicuramente diritto ad avere un giusto processo in termini ragionevoli, abbiamo diritto comunque ad avere una difesa da esplicare in modo assolutamente ampio, cosa che per adesso non è successa. E ovviamente l'intervento dovrebbe essere congiunto con questo nuovo avvocato che stiamo incaricando ad Atene, che è un penalista di Atene, il quale dovrebbe essere un po' più incisivo nel suo rapporto con l'autorità procedente. Cioè, cosa intende? Ministero, avvocato, consulato? No, dicevo, c'è un'azione congiunta, nel senso che ci aspettiamo l'intervento di due persone, cioè di questo avvocato che farà naturalmente la sua parte sotto il profilo giuridico. Che voi, sì. Esatto. E auspichiamo anche che da parte ovviamente delle autorità ci possa essere una spinta un cioè po' da parte più, del governo italiano, sì, in sostanza. Una spinta un po' più energica da parte dei nostri rappresentanti all'estero, che in questo momento si sono limitati, perché dobbiamo dire, insomma, ai propri compiti istituzionali, senza sicuramente andare oltre. Però ripeto, sarebbe un andare oltre che non va sicuramente in campi che non siano quelli semplicemente logici e giuridicamente corretti, ecco. Questo dovrebbe essere in sostanza, perché basterebbe guardare quella pratica con un po' più di attenzione e valutare con un po' più di capacità investigativa forse anche quelli che sono gli elementi che sono emersi, per capire che ci si trova di fronte ad un grave errore. La peggiore delle ipotesi succede che si prendono tutto il tempo che vogliono per stabilire una data di processo. Quindi noi adesso abbiamo aspettato 2 mesi ormai per sapere che hanno rifiutato la seconda possibilità di uscita su cauzione, siamo in attesa della terza possibilità, quindi ci potrebbe essere questa terza possibilità che valuteranno per uscire su cauzione, dopo quella c'è il processo, però potrebbe essere tra 6 mesi, un anno. Non abbiamo tempi attualmente, non ci sono stati dati tempistiche. No, dico a parte credo che siano previste, però l'ordinamento greco no, sicuramente li prevederà, però non siamo stati in grado, per il tramite dei nostri avvocati sino ad ora, di comprendere nel nostro caso specifico quali siano i tempi effettivamente riservati al nostro caso. Alla cancellazione preventiva di Zapaterra, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Caso appunto per i reati, in relazione ai reati di cui lui è accusato. Non abbiamo un termine esplicitamente conosciuto. E questo reato che cosa prevede? Questo lo sapete? L'altra volta diciamo anche fino a 10 anni. Sì, se dovessero essere confermate le ipotesi più negative che gli hanno contestato, si arriverebbe ad una pena molto elevata. Ecco. Va dai 4, sì, dai 4 ai 10 anni. Siete anche disgraziati nel periodo elettorale? Sì, questo sicuramente non ha facilitato neanche il compito. Neanche il compito vostro. Noi abbiamo già fatto questa, abbiamo seguito la prima conferenza stampa del ministro. No, sicuramente la stampa credo che sia molto importante, perché tutto sommato abbiamo potuto verificare, come prima si diceva anche il signor Zapaterra, che alcune notizie uscite sulla stampa italiana, anche a carattere nazionale, hanno comunque provocato un comportamento, diciamo, sollecitato da questi articoli nell'autorità greca, che comunque si è vista magari l'occhio addosso da parte dell'opinione pubblica internazionale. Ecco, quindi questo sicuramente è una cosa che valutiamo come un particolare molto importante, che
capisco che in periodo preelettorale voi siate stati sicuramente impegnati, siate ancora impegnati in altre... No, cioè voi nel senso... I politici che magari pensano da altre cose... Sicuramente, voglio dire, l'opinione pubblica italiana in questo momento è fagocitata da ben altre cose, però ogni caso poi diventa un caso importante. Noi abbiamo visto proprio quel caso che dicevo prima, ha dato proprio una... Noi in 2 mesi che eravamo là non abbiamo visto reazione da questa gente. Il fatto di averli toccati su una cosa così vicina a loro, come può essere il turismo, come può essere una cosa del genere, per loro è deleteria. Quindi è evidentemente quello il punto, il nervo scoperto che hanno, insomma, questo è la... È uscita, cos'è Silvia, un mese fa circa, una notizia sul Corriere, abbiamo mandato una lettera al Corriere che è stata pubblicata. Questa lettera è stata presa da un'ambasciata greca in Italia, è stata spedita al Ministero di Giustizia, di Grazia e Giustizia in Grecia, che è intervenuta direttamente sul carcere. In questa lettera, oltre all'aspetto giuridico complessivo, faceva il punto anche sulla situazione sua di vita carceraria, soprattutto dentro, che era... una cosa, cioè lui ha passato dei momenti, lui la prima doccia se l'è fatta dopo 10 giorni, ha dormito per terra in mezzo ai parassiti per 20 giorni, il carcere di Atene, noi siamo stati dentro, è una delle cose, è una situazione da allucinante. Allora, trasportato dentro a delle gabbie, perché i cellulari di trasporto sono con dentro delle gabbie dove non possono uscire né per urinare né per vomitare. Per cui proprio un trattamento che è allergico al fumo. Poi lui è una persona che non fuma, è allergico al fumo ed è in una camerata di 25 persone che fumano continuamente, con tutte le finestre chiuse. Per cui questa lettera qua ha fatto sì che gli dessero un letto, gli hanno dato un letto. Dopo questa lettera gli hanno dato un letto? Sì, gli hanno dato un letto perché dormiva per terra, se no dormiva per terra oppure nel box della doccia dove ci fanno le docce. E lei dice che la loro unica preoccupazione è quella dell'immagine sul piano del ritorno. E per loro è quello. Quindi voi puntate su quello? Noi puntiamo su quello per fargli capire che non è, cioè noi, come diceva giustamente l'avvocato, non stiamo cercando di favorire una persona, cioè di dire che non ha fatto un reato. Lui il reato l'ha fatto, poi secondo la percezione che abbiamo noi è un piccolo reato, ma ci sta che secondo loro sia, cioè nulla toglie, che secondo la loro giurisdizione sia un reato importante, però che venga trattato, non dico con un termine di reciprocità con l'Italia, però con una situazione, cioè di dare il peso giusto alla persona, che è una persona, vuol dire il sindaco del suo paese ha scritto una lettera a Ciampi. Il sindaco della Margherita, vero? Sì, sì. Quello che abbiamo visto. Sì, era la conferenza. La lettera ce l'ho qua anche. Gianluca Marconi, sindaco di Castelnuovo, esatto. Ha scritto una lettera a Ciampi. Sì, ce l'ho qui fra l'altro. Ed è uscito anche un ordine del giorno del Consiglio Comunale della scorsa settimana, sempre su Roberto, ed è stato inviato di nuovo al Presidente della Repubblica, al Ministro degli Esteri, ambasciata e consolato greco. Per cui si stanno muovendo persone su questo, cioè per Roberto. Da Ciampi non sono venute risposte in nessun genere? Ufficialmente che noi sappiamo no. Poi noi siamo in contatto con Fabrizio Lobasso, che è il console, e sicuramente a lui sono arrivate diverse note, diverse informazioni. Lui ha mandato 2 o 3, mi pare, note al tribunale di Gumeniza, che però evidentemente sono servite a niente, perché visto che il risultato di quello che è venuto fuori ieri, tutto quello che abbiamo fatto, se facciamo una fotografia della situazione attuale, tutto quello che abbiamo fatto fino adesso praticamente non è servito a niente. Quindi questo è anche molto demotivante per cui. Sì, soprattutto per Roberto, che si trova in una situazione in cui tutte le azioni che vengono fatte rimangono. No, ma questo discorso del turismo evidentemente, dato che per loro è proprio. Per loro è sicuramente. Sì, allargando appunto questo discorso, non ci dimentichiamo che la Grecia è un paese che abbiamo a portata di mano, ecco, un paese in cui molti di noi forse avranno trascorso anche le proprie vacanze, ecco, quindi pensare che in un paese così vicino a noi, anche sotto il profilo non solo territoriale, ma anche sotto il profilo storico, perché di fatto poi la Grecia... Ci sembra più una storia da Turchia che da Grecia. Sì, o da altro paese sudamericano, insomma, senza ovviamente... Perché in realtà... Vuol dire, credo che possa capitare un po' a tutti, non so, trovo una conchiglia, trovo un pezzo di come, lo metto in macchina. No, non ci penso. Sì, che è sbagliato. Che è sbagliato. Una leggerezza, non ha commesso un reato. Ma è stato quello, non l'ha neanche nascosta sta roba, per cui io dico, va, io voglio dire, prendo sta roba e la
nascondo, l'occulto nel campo, cioè la metto in modo, l'ha lasciata sul tavolo, per cui poi degli specialisti si accorgono se si trovano davanti a un delinquente oppure no. Ma oltre, fra le altre cose, se io avevo avuto la possibilità di vedere in foto questo materiale che lui avrebbe preso, parliamo di cocci, cioè parliamo di pezzetti di, cioè se io rompo un vaso, ecco quello che rimane di quel vaso, insomma non stiamo parlando né parti integre né niente, per cui lui fra l'altro non ne dà nessun valore, nel senso non è un esperto che dice questo e più di questo, per cui sì, poteva percepire che fosse roba vecchia, roba antica, come lo possiamo percepire tutti, e la raccoglie senza idea di speculare, ecco, su questo aspetto. Per cui non c'è stato una mala fede in quello, l'ha presa, l'ha messa in un sacchetto e l'ha posata sul campo, finito se l'è portata a casa. Questa sì, è la addirittura, ecco, anche il souvenir. Sì, l'episodio anche delle monete. Insomma. È la storia delle monete, tra l'altro lui gli hanno fatto firmare una dichiarazione, ovviamente in greco, dove venivano riportate il fatto che lui, fra le varie cose, ci fossero delle monete. Lui ha firmato, ma non c'era monete, ci sono dei cocci. Che venivano forse utilizzati come merce di scambio, non erano monete. Questo però si è saputo quando si è andati a leggere, a tradurre l'atto. Sì, perché alcuni cosi, anziché essere grezzi, sono dipinti o lacchiati, e quelli venivano utilizzati in epoca antica come moneta di scambio. Ecco, però cioè, fatto in quel senso, non ci sono monete di metallo o conio. Non c'è metallo, insomma, è tutto. Però probabilmente chi ha redatto il verbale, il primo verbale del posto di polizia, ha detto queste sono monete e sono rimaste le monete, cioè, ma non sono monete. Come che hanno trovato due pezzi messi, hanno trovato un sacchetto di cocci sul tavolo, altri due li hanno trovati sotto una sedia perché erano molto grossi. Molto grosso, non ampi, non erano dei colli dentro una cosa esterna, gli hanno detto che erano occultati. In realtà non erano occultati, però sul verbale è rimasto occultati. Per cui c'è stato proprio un effetto domino su sta cosa, che praticamente da una sciocchezza è diventata una valanga. Però il tutto si traduce veramente in poche cose. E l'idea che lui adesso è dentro con... è stato ad Atene in carcere con uno che aveva ammazzato il padre e un trafficante di droga. Adesso è in carcere con scafisti e tossico, cioè con tutto quello che ci può essere in una situazione carceraria. Una persona così incensurata per una sciocchezza di questo tipo è allucinante, da ormai due mesi. Sì, incensurata e con problemi anche di salute, perché adesso stiamo cercando anche di attivare... Cioè? Sì, ha sofferto in tempi pregressi, il signor Zapatero, di una forma depressiva. Insomma. Lui è stato riformato dal servizio militare, perché durante il servizio militare ha avuto una depressione che gli ha causato una alopecia di cui soffre ancora oggi. Ed è a forte rischio di ricaduta di depressione, per quello anche il nostro intervento sulla Croce Rossa, perché faccia una sorta di visita, una visita non tanto per l'aspetto fisico, ma soprattutto per l'aspetto psicologico. Sì, perché sicuramente delle condizioni in cui è non aiutano. Quanti anni ha adesso? 45. Lui è del 61, quindi 45. Due anni più di me, 44 anni. 44-45. A ottobre fai 45. 44. Sì. L'ambasciatore greco in Italia è stato contattato in qualche maniera, l'ambasciata greca per... Io non, noi da parte nostra no. Parte nostra no, non so se le istituzioni l'hanno fatto. Ma non avrebbe, credo forse, neanche un... Ma visto quei problemi della lingua, in teoria, se non ambasciata greca c'è anche la possibilità forse di comunicazioni più dirette. Sì, no, però il problema da parte nostra è visto a monte, nel senso che non è che dovremmo essere noi a preoccuparsi di chiamare l'ambasciata greca perché si traduca dei documenti in Italia quando dovrebbero venirci già tradotti in quel contesto là, ecco. Poi, magari per praticità, è un'idea che sinceramente non c'è neanche venuta. Il problema è a monte, secondo la mia interpretazione. La prima volta sembrava un caso così, giudiziario, adesso è un caso umano. Guardi, le dico molto, molto sinceramente, al di là di tutto, se aveste la possibilità di vedere mio fratello e di sentirlo, vedere se è veramente una persona che si sta spegnendo. Cioè, se lo vedevate 20 giorni fa ed oggi, vedete una persona che... proprio si sta spegnendo, una persona che coltivava mille interessi, viva, reattiva sulle cose, tantissime cose sull'ambulanza, adesso proprio
quello di cui parla, quello di cui parla adesso, ma il suo mondo adesso è diventato il dormire 3 ore al giorno, riuscire a andare d'accordo con tutti, a sopravvivere lì dentro. Ed è l'aspetto che a me fa più paura, proprio quello, perché se lui entra in un clima, in una situazione di depressione, poi è veramente difficile poi tirarlo fuori. Sì, paradossalmente se avessimo un'idea di certezza rispetto a una data di un processo potremmo essere più tranquilli anche in caso di condanna, perché comunque sappiamo che eventualmente verrebbe comunque espulso dal paese. Ecco, la condanna di fatto generalmente quando ci sono condizioni di reciprocità in tema poi di comunità europea, questa volta avrebbe addirittura, in caso di una condanna molto elevata, ammesso la possibilità di scontarla addirittura in Italia, ma se la condanna dovesse essere una condanna tutto sommato ragionevole, credo che provocherebbe semplicemente l'espulsione dal paese con il divieto di rientrarvi da qui a non so quanti anni. Quindi è paradossale, ma delle due preferiremmo avere una condanna piuttosto che essere in questa situazione in cui di fatto di certo non c'è nulla, tantomeno il diritto. Grazie infinite.